Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio. Yeah.
tabor podiže, oko njegovih štovalaca da ih spasi. Kušajte i vidite kako je dobar gospodin, blago čovjeku koji se njemu tječe. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita, ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola re di Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con Lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno sulla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame, mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto e nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto, uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero o nudo, o malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Braccio e sestre, Fratelli e sorelle, nel Vangelo che abbiamo appena sentito si parla del Cristo Re e il tema sul quale non è semplice parlare. Viviamo nel tempo in cui i re non significano quasi niente, anche se ce ne sono più ombre dei re che re veri. Oggi abbiamo presidenti che sono passeggeri. Oggi sono, domani non ci sono più. La festa del Cristo Re è una festa giovane, Pio XI nel 1925 ha istituito questa testa come protesto contro la secolarizzazione e contro un comunismo aggressivo che rinnegava la fede, Dio, Gesù Cristo e la sua realtà. Eppure questa festa è un po' anacronica, o no? Certo che lo sarebbe se risplenderebbe il contenuto di ciò che per noi è un re. Gesù stesso dice che il suo regno non è di questo mondo. Nemmeno lui è il re come i re di questo mondo. Vangeli descrivono Gesù come un re con la corona di spina. Il suo trono è la croce, la sua potenza è impotenza, inchiodato sulla croce. Il suo ordine reale è: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. La sua costituzione riassunta è l'amore verso tutti. Il programma del suo governo è pace a tutti gli uomini. Il primo obiettivo del suo regno è rimettere i debiti a tutti i debitori, il risparmio del suo. Il programma di risparmio del suo programma è donare la propria persona. Il suo obiettivo finale è guidare gli uomini a Dio. Il suo testamento è: imitatemi. Così comprendere un re e il suo regno
non entra nell'immaginazione e concezione del popolo di allora, del più undicesimo, ma anche oggi. Coloro che guidano il popolo sono vicino alla croce e deridono Dio. Guarda, ha salvato gli altri, salvi se stesso, scenda dalla croce. I soldati e uno dei barboni lo deridevano e dicevano: se tu sei il re dei giudei, aiuta te stesso. Sappiamo che anche il Pilato fece la sua parte, l'ha deriso con la scritta: questo è il re dei giudei. Così voleva deridere sia Gesù sia i giudei. Pilato non ha compreso Gesù. Anche quando Gesù gli ha parlato della verità, dicendogli: il mio regno non è di questo mondo, con questo si è voluto dire che questo re non ha nulla a che fare con le corone preziose, i troni reali, i palazzi reali. Questo re che sta davanti al Pilato, deriso, con la corona di spine sul capo, non vuole un regno di una potenza terrena passeggera, ma un regno di giustizia, amore e pace. Un tale regno non parla del territorio, ma dei cuori umani. Ecco perché lui non viene con la spada, ma con la croce. Viene come un agnello e non come leone. Viene per morire per il popolo e non perché il popolo muoia per lui. Ha detto di essere il re. Qualche volta lo volevano fare il re quando gli esclamavano Osanna, ma ha detto che è re quando era completamente impotente, come un agnello ucciso diventa re, cioè nel momento quando si è abbandonato completamente per l'uomo e ha versato l'ultima goccia di sangue per salvare l'uomo dal suo peccato. Riceve la corona reale quando tutti i re mondiali devono lasciare la propria corona e capitolare davanti alla morte. L'ha sentito uno dei barboni a fianco alla croce e l'ha pregato: ricordati di me nel tuo regno. E coloro che l'hanno deriso tremavano dentro. Nella sua impotenza sulla croce si dimostrò la sua forza. La terra tremò, le tenebre dappertutto e i raggi della risurrezione hanno illuminato il suo volto e l'hanno trasformato nel Signore dei Signori. E il Padre gli ha donato il nome sopra ogni nome, e davanti al suo nome deve piegarsi ogni ginocchio. Di questo era cosciente il Napoleone anche, e quando ha conquistato tutta l'Europa, i generali gli hanno proposto: fonda una chiesa e sii anche lì un imperatore. E Napoleone l'ha detto: no, non lo faccio. Per fare questo dovrei andare sulla croce, morire e risorgere. E io non lo posso fare, lo poteva solo uno, Gesù Cristo. Da quando è stato rialzato sulla croce, in secoli e secoli fino ad oggi, e fino alla fine del mondo, Cristo ha raccolto attorno a sé e raccoglierà attorno a sé milioni di persone. Né tempo né storia possono dimenticarlo, né libri descrivere. Giovanni dice che tutti i libri del mondo non basterebbero per scrivere su Gesù. Lui non conquista come un governatore potente, ma come un impotente sulla croce, e 12 ignoranti, contadini e pescatori iniziano la loro opera. Lui inizia la sua opera tramite loro, e il Vangelo diventa il libro più stampato in numerosissime lingue. Il suo trono, la croce, è su tutti i continenti, in tanti cuori umani.
tanti si sono rialzati contro di lui per vincerlo, ma era inutile. Ogni avversario ha riconosciuto: tu, l'uomo di Galilea, hai vinto. Si è realizzato ciò che lui stesso ha detto: quando sarò rialzato dalla terra, attirerò tutti a me. Questo è il suo regno sulla terra. Fino all'ultima goccia di sangue, essere nel servizio del mondo, dell'uomo, donandogli giustizia, verità, pace e amore per la sua vita. Un tale servizio vince la morte. E lui diventa il re dell'universo. Servire alla verità, alla giustizia, alla pace e all'amore, e donare tutto questo agli uomini, questo fa Cristo un re immortale e eterno. Fratelli e sorelle, riflettendo così del nostro re, il Cristo, di cui noi nome portiamo come cristiani e ani, non possiamo rimanere indifferenti. La festa del Cristo Re risveglia dentro di noi la gioia e un orgoglio sano, perché siamo sotto la sua bandiera che ha vinto, ma contemporaneamente per noi è una sfida, impegno e responsabilità. Abbiamo sentito che il suo testamento a noi dice: imitatemi, e imitare lui, cioè essere pronto a mettersi al servizio di Dio e di uomo. Nel nostro tempo, cristiani sono provocati di impegnarsi in modo trasparente per verità, giustizia, pace e amore, e questo programma di Cristo farlo programma di vita personale visibile. E come? Molto semplicemente, nell'umiltà del cuore, essere pronto a fare il bene, le cose nobili, senza fare i calcoli, senza essere lodati, senza essere riconosciuti, dare alla propria immaginazione lo spazio, essere creativi, radunare le idee e scambiare le idee per fare il bene. San Paolo dice che l'amore inventa ogni possibilità di realizzarsi. Quante idee buone si potrebbero nascere nei nostri incontri, quando beviamo caffè, ci incontriamo, mentre invece noi pronunciamo calunnie, parliamo male degli altri. Invece dovremmo arricchire gli uni gli altri con le idee, come fare qualcosa di concreto, di bello. Tra di noi ci sarebbe più fiducia. Maledire degli altri porta depressione e negatività dentro di noi e distrugge energia positiva dello Spirito di Dio. Parlare male degli altri distrugge nell'uomo ciò che è buono. Ecco la possibilità di cambiare la pagina, e parlando gli uni con gli altri scambiamo le idee buone e ci impegniamo a realizzarle. Questo significa realizzare gli uni agli altri, servire a colui che è a fianco con me. Un religioso ha incontrato un uomo che gli ha parlato di sé, che era un uomo buono, fa i doni ai poveri, aiuta i carcerati, visita gli ammalati 2 volte alla settimana, eccetera. Il religioso lo ascolta e lo esulta, gli dice che va bene così, anzi, e gli disse: fai bene, ma vai a domandare tua moglie che cosa lei ne pensa di te, domanda ai tuoi figli cosa ne pensano di te, i tuoi parenti cosa aspettano da te, i tuoi vicini di casa cosa parlano di te, i tuoi colleghi come parlano di te, e allora vieni e dimmi di essere buono. Religioso voleva fargli capire che la vera bontà umana
e la sua volontà di servire al prossimo si dimostra nel rapporto verso coloro che ci sono i più vicini. Questo aiuta l'uomo di avere occhio aperto, la mano aperta, orecchio aperto per il prossimo che è lontano da noi. La Chiesa che spiega il Vangelo di Gesù, quindi anche questo di stasera, la Chiesa che è la maestra della nostra vita cristiana, ci elenca come possiamo servire al nostro prossimo, che sia vicino o lontano, negli atti di misericordia. Qui desidero sottolineare gli atti di misericordia fisici e spirituali: dare da mangiare all'affamato, bere all'assetato, nudo vestire, uno che è in viaggio accogliere, carcerato a visitare e defunti seppellire. Atti spirituali sono peccatore ammonire, triste consolare, perdonare le offese, sopportare le difficoltà, pregare per i vivi e i morti. La Chiesa l'ha scritto tanto tempo fa e la fatti uguale al Vangelo che abbiamo sentito. L'uomo sente come sono attuali questi atti nel mondo d'oggi e i cristiani devono essere riconoscibili, non dobbiamo lamentarsi sempre. È il tempo che ciascuno di noi inizi a fare qualcosa di buono e positivo. Verità, giustizia, pace e amore tramite noi dovrebbero essere visibili. È attuale il detto che dice: meglio accendere una candela che piangere sempre sulle tenebre. Gesù, il nostro Re, quando era il più impotente sulla croce, inchiodato, ha fatto di più per l'uomo. E lui, nell'impotenza, diventa il Re del cielo e della terra. Non dobbiamo aver paura di essere piccoli e impotenti, perché possiamo fare del bene e dobbiamo avere la libertà, la libertà di Dio. Era talmente sicuro in Dio per potersi donare nella libertà all'uomo. In questo non ha perso se stesso, ma ha guadagnato la vita vera. Ecco perché Madre Maria ci invita tante volte ad abbandonarsi a Dio e dice: tutto ciò che fate, che possedete, affidate a Dio perché Lui sia padrone della vostra vita come re di tutto. Fratelli e sorelle, accettiamo la parola di Madre col cuore, esultiamo. Cristo Re governa, Cristo Re vince, Cristo Re in eterno regna nel mio cuore. Amen.